difensivo, quattro attaccanti quasi di fatto, forse per provare a creare un po' di fiducia nei suoi, che per la prima mezz'ora si è visto comunque un buon Prato. Il gol del Renati ha un po' fatto piattire, non c'è stata poi una così netta reazione nella squadra, non so se è dello stesso avviso, però per una mezz'ora si è visto un buon Prato comunque. Non c'è dubbio, la prima mezz'ora si era fatto bene, bene, diciamo, meglio delle previsioni. I gol in queste situazioni e nella situazione di Prato, una squadra giovane come il Prato, è normale che ti toglie un po' di certezze. Ci ha tolto un po' di lucidità, però se vado a vedere l'analisi reale della partita, il risultato mi sembra così netto, cioè vedo un 2-0 così netto, se vado a vedere sostanzialmente mi è sembrata una partita da finire in parità. Questo vuol dire che bisognerà lavorare sulle nostre deficienze, che sono tante, bisognerà cambiare marcia se la squadra si può salvare, perché secondo me questa era la partita giusta per poter portare via qualche punto. Però ora, se fa un'analisi con l'anno scorso quando sono arrivato, le prime due partite che facemmo, posso dire sono più che soddisfatto. Se fa un'analisi reale di calcio, questa non è la squadra che voglio, mettiamola così, pur non facendo peggio di Renate, però non è la squadra che voglio, non è quello che bisogna fare per cercare per uscire da questa situazione che non è simpatica. È preoccupato più per la situazione della classifica o più per la situazione ambientale e anche di infortuni che si sta venendo a creare? No, io non sono preoccupato, sono speranzoso, è diverso. Solamente che per arrivare a fare determinate cose, purtroppo, e dico purtroppo, c'è bisogno di quel lasso di tempo che va dalle 4 alle 5 settimane. E chiaramente noi però non è che si può aspettare 4-5 settimane per non fare punti. Nel frattempo bisogna essere bravi nel riuscire a portare a casa punti in partite come quelle di oggi, dove la squadra avversaria, se vai a vedere bene, non ti impensierisce quasi mai se non con cross dalla tre quarti o dal fondo, dove una difesa attenta lì reagisce a una pressione di genere. Cioè, non ho visto giocatori arrivare davanti ai portiere, ripartenze loro e ci hanno un pensierito, una squadra ci ha pressato e agiato nella nostra metà campo. Io sono convinto, per esempio, abbiamo avuto più possesso di palla noi di loro, abbiamo avuto più supremazia di campo, ma sono sicuro di questo. E questo però poi esci dal campo con 2-0 senza aver creato o dato l'idea di poter rimettere in sesto la partita, vuol dire che bisogna lavorare. Siamo con il difensore Fabio Catacchini. Un Prato che nel primo tempo ha provato a costruire, anche a impensierire la formazione del Renate, e poi un'azione appunto della squadra avversaria, il vantaggio nel secondo tempo dopo un minuto, il gol. Che cosa succede in quei minuti, Fabio, quando la squadra magari dovrebbe cercare di avere un atteggiamento più determinato, forse? Ah, guarda, ne abbiamo presi così tanti anche ultimamente di questi gol a inizio di tutti e due i tempi, che sicuramente il problema riguarda noi, la nostra concentrazione, la mentalità, che c'è da cambiare assolutamente, perché il momento lo richiede il prima possibile. Siamo già alla settima giornata, i due punti sono pochissimi, la classifica non è bella. Quindi assolutamente bisogna invertire la tendenza in quel senso lì, è proprio un problema nostro di atteggiamento e di mentalità che va corretto assolutamente, perché alla fine sono quelle cose che decidono poi le partite, perché alla fine è stata una partita anche abbastanza equilibrata, abbiamo provato a giocarla il primo tempo, ma anche il secondo abbiamo provato con qualche spunto a provare a fare questo gol, e dopo diventa tutto più difficile perché a rincorrere si fa sempre più fatica. Purtroppo tu hai già vissuto una situazione così anche l'anno scorso con il Prato. Che differenza trovi fra l'anno scorso e quest'anno? Ovviamente il campionato è appena iniziato, c'è ancora tanto tempo per migliorare. Beh, c'è più tempo, sicuramente, hai detto benissimo te, però ecco, non sono situazioni facili, ovvio.
abbiamo anche tanti ragazzi giovani che sono alle prime armi in questa categoria, trovarsi anche in queste situazioni ovviamente a tutto parte da noi più grandi, dobbiamo cominciare a prenderci le nostre responsabilità, io per primo, e cercare di trasferire una mentalità positiva, di non avere paura, cercare di far dimenticare che abbiamo soli 2 punti e buttare il cuore all'altro ostacolo, non possiamo fare diversamente, e soprattutto ecco, noi grandi bisogna cercare di imprimere questo esempio con i fatti, non tanto con le parole. Ci dispiace molto anche perché in queste situazioni quando le cose vanno male, se va un allenatore, una persona per bene, tutto, ci dispiace perché è sempre brutto e poi ti ritrovi in queste situazioni. Però ecco, si vede che qualcosa non va, i primi attori siamo sempre noi, quando le cose vanno bene veniamo acclamati ed è giusto che ci pigliamo le nostre responsabilità quando le cose vanno male.